Saldi a rilento, commercio in crisi. Anche nella città di Torre del Greco si risente delle conseguenze economiche dell'emergenza Covid degli ultimi mesi. Un dato che si evince dalle parole di alcuni commercianti del centro. I saldi quest'anno sono cominciati in ritardo, solo da pochi giorni. Come stanno andando? Ah, sicuramente non come gli altri anni, perché vedo che la gente c'ha paura di uscire e di comprare. Quindi sicuramente non sono come gli altri anni. Bisogna uscire ed essere ottimisti, perché è inutile poi avere questi tipi di atteggiamento. Comunque i saldi non sono partiti bene. Quindi il commercio è in crisi a Torre del Greco? Profonda crisi, non in crisi, in profonda crisi. Diciamo che è un momento storico molto difficile, al di là del Covid-19. Io penso che Torre del Greco già attraversava un momento difficile. Questa qua è stata una mazzata ancora determinante per Torre del Greco. Quindi le conseguenze economiche dell'emergenza Covid purtroppo si sentono? Si sentono e secondo me si sentiranno ancora molto di più in autunno, settembre, ottobre, perché diciamo che adesso qualcosa siamo riusciti magari a prendere un qualche contributo, ma i pigioni sono altissimi in centro e quindi secondo me si avranno delle ripercussioni in tempo breve, cioè in autunno sicuramente. Io spero di no, perché sono ottimista per natura, però la vedo dura questa volta. Dobbiamo investire sull'economia locale, fare fronte comune ed essere ottimisti, dicono ai microfoni di TV City. Sono partiti da pochi giorni i saldi estivi, come stanno andando le cose? Il commercio come va a Torre del Greco? È a singhiozzi, ma penso non Torre del Greco, ma è un problema di tutti. Non è che magari è la soluzione giusta e ci possiamo rincuorare. Dobbiamo imparare ora a lavorare diversamente. Io dico ormai siamo diventati, mi paragono ai selfisti, aspettiamo l'onda, quando c'è la cavalchiamo, quando non c'è aspettiamo lì e che ci arriva la prossima ondata. Purtroppo è così, dobbiamo essere anche noi bravi a saper gestire tutto, offrire al cliente un servizio particolare, anche noi coccolarcelo, perché penso che ora cambierà un po' tutto. Questo Covid ci fa cambiare anche la tipologia del commercio e quindi anche la disposizione da parte nostra verso il cliente. Un cliente che dobbiamo un attimino accoglierlo diversamente, allontanarci dal cosiddetto commercio online e tenercelo nella nostra città e farli arrivare anche da fuori. Questo sempre dobbiamo essere uniti tutti, trovarci una città preparata in tutto questo, accogliere anche il cittadino che viene da Torre, da fuori Torre, con delle organizzazioni. Dobbiamo essere noi, comune, commercianti, anche il cittadino torrese, aiutarci e tutti insieme forse possiamo andare e fare qualche piccolo passo. Quindi incentivare l'economia locale? Ma incentivarla sì, ma noi già è da anni che lo diciamo. Trovandoci in questa situazione ora è un'esigenza, quindi è ancora diverso. Quindi ci troviamo, si può dire, con le spalle ore al muro che lo dobbiamo fare. Ma erano già cose che stavamo da tempo discutendo proprio con tutti i commercianti di preparare una città diversa, una città da accogliere oltre al commercio anche a un relax, a una distrazione per il cliente. La città non è pronta a questo cambiamento? Non è pronto niente, la città, il cittadino non vede, non collabora, il comune ha le sue difficoltà, aveva, ne ha ancora di più e noi ci troviamo che siamo sempre disposti a preparare, però mettiamo la piantina e innaffiarla dobbiamo essere un poco tutti quanti. E speriamo in questa prossima organizzazione che noi ora stiamo preparando anche noi commercianti per l'autunno, il Natale, e dobbiamo solo essere ottimisti per noi e per la nostra città. Quello che è importante è far capire a tutti che la città e il cittadino deve capire che la nostra casa la dobbiamo coltivare tutti. Intanto anche i cittadini non sembrano molto propensi a fare acquisti in attesa di tempi migliori. Lei sta facendo acquisti con i saldi? No, non ancora. Come mai? Si risente della crisi economica? Moltissimo, ma cerco di dare uno sguardo, poi osservo, poi magari partirò anch'io. Vedo che alle vetrine non ci sono nessuna comunicazione per quanto riguarda i saldi. Non ci sono gli sconti alle vetrine? Sulle vetrine praticamente, io
adesso sono sceso, però non ne vedo in giro. Infatti ci guardavamo intorno, mi sembra di no, almeno i giri che abbiamo iniziato noi. I saldi sono ufficialmente iniziati, sì, in Campania, sentito, anche a Torre del Greco. Ho sentito su Rai regionale, Rai 3, che avevano comunicato che avevano iniziato i saldi, però... Mi sembra... spenderà? Ma dipende, dipende, perché poi di solito dietro questi saldi si nascondono un poco, diciamo, i falsi saldi. Mi auguro di no, però... Secondo lei si risente del problema Covid dal punto di vista economico? Penso proprio di sì. Il problema Covid comunque ha influito per quanto riguarda i saldi. I saldi sono partiti da pochi giorni, quest'anno in ritardo per l'emergenza Covid. Sì, è vero comunque, però io mi trovo qui a Torre del Greco, un paese mio nativo, però non abito qua. Quindi mi sono ritrovata, ho comprato stamattina un vestito, però con un 10% di sconto. Abbiamo già tutto, quindi... Perché la crisi economica si sente? No, diciamo che per un paio di mesi l'abbiamo sentita, poi man mano abbiamo ripristinato la situazione. Per adesso no, poi si vedrà, non lo so. Si risente della crisi economica? Come no, certo, sono piena, ho gli armadi pieni, perciò non me la sento ancora di comprare. Il commercio è in crisi secondo lei a Torre del Greco? Sì, sì, i negozi sono vuoti. Non sono pieni, ma anche prima del lockdown. Ma diversamente dalla scorsa estate? Sì, 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 diversamente, sì. Non ci sono soldi. Quindi si risente della crisi economica, delle conseguenze del post-Covid? Certo, certo, certo. Dopo 3 mesi tutti chiusi. La situazione è critica, è un'estate diversa dalle altre? È vero, sì, questo è vero. Che infatti nessuno sta andando in vacanza, nessuno dal mare, siamo in casa. Con le mascherine. Lei sta facendo acquisti con i saldi? No. Come mai? Attualmente ancora no. Si risente della crisi economica? Ma sì. Sicuramente. Questa sarà un'estate diversa dalle altre? Ovviamente, ovviamente. Perché non andremo nemmeno in vacanza. Quindi commercio in crisi anche in questa città? Per noi sì.